catturato un altro componente del comando che all'alba del 23 settembre rapinò e picchiò selvaggiamente i coniugi Martelli nella loro villa a Lanciano, in località Carminello. Il blitz è scattato sabato pomeriggio nelle campagne di Lanciano. Gli investigatori avevano il sospetto che il fuggitivo si trovasse in un vecchio casolare in località Rizzacorno, da dove sono poi partite le ricerche. Dalle indagini, si legge in una nota della procura, sono emersi nuovi ed ulteriori elementi indiziari a carico del quinto rapinatore, un 26enne romeno che si stava già organizzando per la fuga. Nel tardo pomeriggio di sabato le forze dell'ordine hanno braccato l'uomo tra le campagne di Rizzacorno, Colle Campitelli, Sant'Onofrio e Fontanelle, riuscendo a bloccarlo in serata. Su di lui sono emersi nuovi elementi nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto in carcere a carico dei fratelli Costantin e Ion Turlica e del loro cugino Aurel Ruset, tutti rei confessi. Imponente lo spiegamento di forze, sul campo sono intervenuti 60 uomini tra carabinieri e polizia, supportati da unità cinofile molecolari ed elicotteri che hanno consentito la cattura dell'indagato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto nella notte nella casa circondariale di Lanciano. Sempre nella notte è stato individuato e fermato anche un sesto romeno, 48 anni, che stava aiutando il 26enne a fuggire e accusato di favoreggiamento. Un quarto componente, ritenuto il capo della banda, Alexandru Coltenau, romeno di 26 anni, è stato arrestato giovedì pomeriggio dagli uomini dello SCOI della squadra mobile a Casal di Principe nel Casertano, mentre tentava di rivendere uno dei due orologi sottratti ai coniugi Martelli. Per ora deve rispondere di ricettazione.